Ciao a tutte, benvenute nel mio canale. Oggi vedremo insieme come realizzare queste scarpettine. Aspettate che magari metto un po' meglio a fuoco, ecco qua, così le vedete bene. E sono una misura 03 praticamente, molto molto graziose, e hanno praticamente come misura, vi dico subito, la misura della scarpina sotto 9 centimetri, quindi perfettamente 3 mesi, 0 3 mesi. Ok, vi lascio subito al tutorial, spero che vi faccia un piacere e che siano facili da realizzare. Sono veramente facilissime, è tutto lavorato a legaccio maglia al dritto, quindi penso che la difficoltà non c'è assolutamente. Qui è maglia rasata per questi giri qua. Vi lascio quindi per queste scarpette, grazie ancora a tutti, ciao ciao. Ed eccoci qua per un nuovo tutorial. Questa scarpettina molto molto semplice, molto facile da realizzare, eccola qui, e vedrete, potete realizzarla in tutte le misure. Questa è 9 centimetri, quindi corrisponde a circa un mese, 3 mesi. Questa è la grandezza. Se volete farla più piccola, basterà mettere meno maglie, oppure fate un campioncino, vedete, sempre i soliti 10 centimetri, e poi vi organizzate e vedete un attimo di farla più piccolina o più grande a secondo le vostre esigenze. Io utilizzo questa lana qui, che è una lana della BBB, ed è una classica lana bebè, quella che si chiama la lana bebè, e sto utilizzando i ferri numero 3 con questa lana, anche se devo dire questa lana è, no, 3,5, vedete, 3,5, quindi vedete un attimino. Io vi consiglio di fare un campioncino per prima cosa, secondo le misure che volete fare, perché poi il procedimento è lo stesso. È solo una questione di quante maglie montiamo, perché noi in effetti montiamo le maglie queste qua, questo giro qua. Quindi io ho montato 30 maglie, con 30 maglie ho fatto una scarpina da 9 centimetri. Se montiamo un po' di meno saranno da 8, da 6, eccetera. Questa è una cosa che però dovete vedere voi a seconda di che misure volete fare la scarpina. Allora, un'altra cosa vi volevo dire, dunque, a parte le 30 maglie che io ho montato, allora, io mi sono fatta un po' uno schemino qua, non so se ci capite qualcosa. Allora, per 0,3 io ho 30 maglie, per 3,6 mesi 34 e 6,9 mesi 36, poi questo è quanto io ho visto che poteva andare, ovviamente con il ferri numero 3 e un filato bebè. Poi un'altra cosa, vedete che qui ci sono questi binarietti che sono fatti praticamente da due giri, ogni due giri compare un binarietto. Questi binarietti, adesso vedremo insieme, a seconda di quanti ne fate chiaramente cresce o meno la scarpa, perché vedete, da qui a qui per me sono, se non sbaglio, 14, poi da qui che girano fino a qua sono 15 e poi nuovamente 14. Chiaramente per farla più grande è meglio aumentarla di 2, quindi qua farete 16, qua farete 17 e qua farete di nuovo 16. Se invece volete diminuirla, invece di 14 come ho fatto io, farete 12, quindi poi vi spiego. Queste scarpine si fanno per tutte le misure, mano a mano che magari iniziamo lo vedrete meglio. Ok, allora io ho montato 30 maglie, come vedete. Adesso con il marcapunti, se volete, o se no senza marcapunti, ma io ve lo consiglio perché se no uno si dimentica, procediamo tutto al dritto, meno 3 maglie, che sono queste qua praticamente, che vengono lavorate a maglia rasata. Allora, la prima maglia io sul primo ferro la lavoro, quindi questo è il nostro vivagno, più 4 maglie, 1, 2, 3 e 4,
Adesso gli stiamo facendo praticamente le quattro maglie, sarebbero queste, le cinque maglie più 4 più 1, il vivagno, sarebbe questa fa qua. Poi facciamo 3 maglie al dritto, ovviamente adesso sono al dritto, quindi questo ferro sarà tutto al dritto, comprese le 3 maglie. E poi avremo tutte le altre da lavorare tutte al dritto. Per quanto riguarda il secondo ferro, ci rivediamo, perché questo appunto, ma meglio mettere un marcapunti, altrimenti magari sì, se ci sbagliamo. Ok, ci rivediamo alla fine del ferro, questo è tutto al dritto. Ecco qua, finito il primo ferro al dritto, iniziamo quindi con il secondo ferro, che sarà sempre al dritto, ma ci fermiamo 8 maglie prima della fine, quindi 2, 4, 6, 8 maglie prima della fine, ci fermiamo, quindi proseguiamo tutto al dritto, ma ci fermiamo a 8 maglie prima della fine. Questa cosa di fermarci 8 maglie prima della fine, cioè non cambia niente il numero di maglie che avete montato e che misura state facendo. Questo è un procedimento che va bene per qualsiasi misura. Quindi adesso facciamo, mettiamo un marcapunti intanto. E facciamo queste prossime 3 maglie a rovescio, perché abbiamo detto che le dobbiamo lavorare a maglia rasata, quindi questo è il rovescio del lavoro e lo lavoriamo a rovescio. 1, 2 e 3. Rimettiamo il marcapunti, così ci ricordiamo che le 3 maglie sono finite, e proseguiamo con queste altre 5 maglie al dritto. Praticamente questo è quello che bisogna fare. Io lo farò per 14 binarietti, che poi in effetti sono 28 ferri. Allora, io vi faccio vedere ancora, adesso lavorerò ancora qualche cosa giusto per farvi vedere i binarietti. Allora, proseguiamo così. Quindi, quando siamo dalla parte del dritto, lavoreremo tutto al dritto. Quando siamo dalla parte del rovescio, lavoreremo le maglie al dritto fino ad arrivare al marcapunti, oppure fino ad arrivare a 8 maglie prima della fine. Poi lavoreremo 3 maglie a rovescio e proseguiremo ancora con 5 maglie al dritto. Farò un po' di ferri e ci rivediamo per farvi vedere il procedimento dei binarietti. Ecco, mi sono portata avanti solo per farvi vedere i binarietti, io li chiamo così. Comunque, vedete, adesso siamo sul dritto del lavoro, si riconosce, perché abbiamo queste 3 maglie lavorate a maglia rasata. E se contiamo, i binarietti sono 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi, per fare mezza scarpina, ne dobbiamo fare, e per la misura che serve a me, cioè 1, 3 mesi, ne dobbiamo fare 14. Calcolate che se avete scelto di fare questa scarpina qui da 8 centimetri, invece di 14 fatene 12, mentre se avete scelto questa più grande fatene 16. Ok? Quindi due in più, due binarietti in più, che poi sarebbero 4 giri in più rispetto a questa mia. Questo vi volevo dire, ecco perché. Quindi fatelo, calcolate che per ogni misura in più aumentate due binarietti. Ok? Per le misure in meno, vabbè, sono talmente poche. Ok, quindi aumentate due binarietti per ogni misura in più. I binarietti sono questi: 1, 2, 3, 4 e 5. Io continuerò così fino ad averne 14. Stiamo facendo, vi ricordo che stiamo facendo questa parte qua. Aspettate, faccio vedere. Ecco, stiamo facendo questa parte qua e si va avanti così, vedete? Così, ok? Fino a qua sono 14 binarietti per me. Ok, proseguite così. Ci vediamo quando avrò fatto tutti e 14. Allora, sono sempre dalla parte del dritto, come vedete, e ho fatto i miei 14 binarietti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il quattordicesimo finiva quando andavo. Tornavo indietro sul ferro al rovescio, e adesso ho fatto per tornare qua, quindi diciamo 14
14 binarietti e mezzo. Perché? Perché l'inizio di questo lavoro va fatto sempre dal dritto. Quindi siamo sul dritto, abbiamo fatto 14 binarietti, siamo tornati indietro e siamo qua. Adesso dobbiamo andare a lavorare in questa maniera. Allora, passiamo la prima e facciamo le nostre 5 maglie, quindi una, due, 3, 4 e 5. Poi facciamo le 3 maglie che sono a maglia rasata, quindi una, 2 e 3, e lavoriamo ancora 8 maglie, ovviamente sempre al dritto, io ve lo dico perché tutta la lavorazione è al dritto. Quindi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E questo binarietto qui che abbiamo fatto adesso, perché tornando indietro si è creato un altro, farà parte della lavorazione che andremo a fare. Allora, giriamo il lavoro e adesso lavoreremo solo questa parte qui finché non avremo 16 binarietti. Quindi adesso, scusate, al dritto. Ecco, qui lavoriamo, vi faccio vedere. Poi torniamo indietro, sempre queste maglie, sono 16 maglie in tutto praticamente. Ecco. Sono 16 maglie che dobbiamo lavorare per 16 binarietti, contando, adesso vi faccio vedere cosa fare in maniera tale che rimane più semplice la lavorazione. Ecco qua. Allora, il primo binarietto, che è questo, andiamo subito a metterci un marcapunti. Così sappiamo che quello è il primo, questo qua. Ecco qui, questo è il primo. E continuiamo così per 16 binarietti. Ci rivediamo. Qui non dovete lavorare, ok? Qui no. Ho finito di fare i miei 15 binarietti. Allora, non vi ho detto prima, perché chi ha fatto magari la scarpina più grande deve lasciare qui, invece di 8, ne deve mettere 10 di maglie. Chi l'ha fatta più piccola ne deve mettere 6. Chi ha fatto ancora le misure più grandi, insomma, due maglie a misura. Come sono due binarietti, sono anche due le maglie. Quindi io ne ho messe 8, dopo i 3 ovviamente che sono fissi, perché queste qui sono fisse, i 3 sempre lavorati a maglia rasata e le 5 lavorate sempre al dritto. Queste 8 possono diventare 10, 12 a seconda quanto voi avete deciso di fare la scarpina. Adesso andiamo a fare invece a riprendere, dobbiamo rifare 14 come qua binarietti. Quindi lavoreremo al dritto questo ferro e arriviamo fino dall'altra parte. Aspettate, vi faccio vedere. Questo tanto lo dobbiamo lavorare tutto al dritto. Siamo sul dritto del lavoro, cioè qui si inizia sempre a fare qualcosa di diverso quando si sta sul dritto del lavoro, ma praticamente abbiamo finito, eh. Allora, lavoriamo queste maglie e andiamo, tenendo stretto stretta la questione, questi lavoriamo, ecco, anche quest'altre. Quindi adesso siamo tornati sul ferro con tutte le maglie a maglie iniziali, per me sono 30. Ok, quindi adesso procediamo normalmente con la lavorazione, quindi tutto al dritto ad eccezione delle 3 maglie che vanno lavorate a maglia rasata. Questo per 14 binarietti. Ci rivediamo al 14esimo.
la cucitura della scarpina. Quindi andiamo avanti così, questa parte diventa uguale da quest'altra. Ok, ci rivediamo tra 14 binarietti. Ed eccoci qui, abbiamo finito i nostri binarietti. Vedete, la scarpina è tutta uguale, eccola qua. Adesso andiamo a chiudere in maniera morbida. Allora, la chiusura in maniera morbida io la faccio sempre vedere, però ho un tutorial e vi metterò anche il tutorial. Allora, prendiamo 1 e 2. Il tutorial lo trovate nella descrizione, sotto nella descrizione c'è il tutorial della chiusura. Mettiamo due maglie insieme, le facciamo passare, rimontiamo la maglia e di nuovo lavoriamo due insieme. Questa è la chiusura morbida, perché praticamente ogni maglia viene lavorata due volte. Quindi chiudiamo tutto quanto in maniera morbida e ci rivediamo per le cuciture. Andiamo a tagliare il filo un po' lunghetto in maniera tale che, vedete, mettendo la scarpina dalla parte dritto con dritto, noi dobbiamo lavorare sul rovescio, dobbiamo cucire qua e tutto qua. Quindi lasciamo un po' di filo un po' lento, ecco, ok. E andiamo a mettere rovescio con rovescio in questo modo. Aspettate che mettiamo anche l'ago. Se ce l'avete una cosa senza punta è migliore, eh? Va meglio. Allora, cuciamo in questo modo. Qui fermiamo un po' perché magari, ecco qui, così. Ok, poi prendiamo una parte di questo da sotto, da così, e una parte di questo. Vedete questi nodini? Li utilizziamo come se fossero dei cappietti, ecco qua, questo e questo, e così via. Continuiamo fino ad arrivare qua e poi ci rivediamo così, ecco, mettiamolo così, magari mettete qualche spillina, se volete. Ci rivediamo, vi faccio vedere come fare questo angoletto. Allora, abbiamo fatto questa cucitura e poi girato l'angolo qua. Adesso cerchiamo di tirare un pochino in maniera tale che si arrotonda l'angolo, non rimane la punta. E continuiamo a cucire sempre nella stessa maniera fino ad arrivare almeno qui. E poi vi faccio vedere come proseguire. Eccomi qua, sono arrivata praticamente quasi alla fine, ho lasciato, vedete, un paio di centimetri neanche. Adesso andremo ad infilzare in questo modo, facciamo un infilzetto, ecco così, in questo modo, sia qui, poi facciamo il giro sulla punta e ancora da questa parte, così fino ad arrivare. Ecco qua, dove stavamo, da dove siamo partiti praticamente. Ok, adesso tiriamo bene e andiamo a fermare così la lavorazione. In questo modo abbiamo arrotondato un po' la punta della scarpetta, vedete? Ecco fatto. E abbiamo finito. Scarpetta finita, poi ci divertiremo a fermare le codine. Vi faccio vedere la scarpetta finita. Ah no, dobbiamo fare quest'altra parte.
Allora, fermo le codine e vi faccio vedere come fare questa parte qua, me l'ho dimenticata. Siamo sempre dal rovescio, come potete vedere. Allora, siamo qua. Adesso andiamo sempre a fare questa infilzatura in questo modo. Così. Aspettate, però dobbiamo prendere tutte le maglie, ecco, anche questa, così, questa, ecco qua. Allora, aspettate, prendiamo pure quest'altra parte, ecco qui. In questo modo. Arriva di qua, facciamo un bel nodino, ecco, e tiriamo bene, arricciamo bene, facciamo due nodini. Rinfiliamo l'ago, rinfiliamo l'ago. Oggi non ci vedo bene, faccio fatica a vedere. Bah, sarà la vecchiaia. Allora, aspettate, non riesco manco a infilare l'ago. Sarà triste la questione. Ecco. Allora, andiamo a chiudere questo buchino che ho lasciato aperto. Ecco. Andiamo qui, appuntiamo. Ok. Tagliamo qua. Questo invece lo dobbiamo cercare di nascondere un pochino. Ci abbiamo fatto il nodino, però meglio sempre fermarlo. Ecco qui. Allora, la scarpina è finita, ovviamente. Spero che sia di vostro gradimento, che l'avete scelta, che vi è venuta bene soprattutto. E lasciate un like, un commento, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale. Eccola qua, guardate quanto è bellina, certo così moscia, ecco qua, è un amore, una scarpetta o un amore. Questo lo mettiamo dentro, ecco qui. Adesso la riempiamo un po', sistemiamo le ultime cosine e abbiamo fatto. È così, è proprio bruttina, tutta sfranta a suo modo, però mo la riempiamo. Ok, mi sono comprata in un altro tutorial, dicevo se che non avevo, sapete quelle che si mettono dentro per reggere un po', non l'avevo, l'ho trovata e l'ho comprata su suggerimento di una ragazza che è segnata al mio canale. Ok, grazie per aver visto il tutorial fino alla fine. Ma la vedete la scarpetta? Sì, eccola qua. Grazie ancora a tutte quante. Scusate qui che ho cambiato, sono in vacanza finalmente. Ok, ciao a tutte.